Amici ed amiche del Bar del Baseball, buonasera, buonasera a tutti da Roma. Siamo in attesa che si colleghi The Big Sal Variale per parlare di gara 2 di questi World Series che hanno portato Los Angeles Dodgers sul 2-0. Salutiamo Emelina Rodriguez, vediamo se si collega Sal. Ciao Carlo, che ci dici su queste World Series? Hai finito di mangiare te? No. Abbiamo anche Samantha Pompili che ci segue da Rimini. Mettiamo Sal, vediamo se Sal si collega. Siamo qui al McDonald's di Roma Prati Fiscali. Se siete nei paraggi veniteci a trovare. Ciao Andrea, tutto bene? Il grande cinghio. Si collegano tutti tranne che Sal. 2-0 e abbiamo detto, abbiamo letto un po' di statistiche. Eccolo qui Sal Variale. Aspetta l'invito Sal. Ma hai finito di mangiare? No. Dai. Oh. Ehi Sal. Buonasera Sal, buonasera. Ciao, ciao. Mi vedi? Benissimo, ti sento anche benissimo. Ok, bene, bene. Allora, come sei, a Roma? Sì, sono a Roma, siamo in un Mac qui a Roma Prati Fiscali. Ti okay. Saluto a Trentino. Ehi, ciao Piccolo. Ciao, Sal. Ciao. Senti, allora, hai visto la partita? Sì, sì. È una partita... questa World Series è diventata strana adesso, perché c'è dei Dodgers che sono al gonfiavelo, no? E i Yankees sono giù come il petrolio. Sì. E c'è qualcosa che non va, non capisco cos'è, ma per i Dodgers sta andando tutto bene. Battute, difese, sul monte di lancio, tutto. Invece i Yankees non riescono, l'unico che sta andando bene è Juan Soto e qualche volta Stanton. Sì. Tutto bene. Il grande Aaron Judge non riesce a identificare la palla. Lui gira ai ball e lascia andare in strike. Aspetta, continua a parlare, mi devo aspettare un minuto, Sal. Ah. Allora aspettiamo un attimo. Ci sentiamo per telefono, dai. Eccomi. Vado? Vai. Ok. Allora c'è qualcosa che non va, c'è nervosismo nelle squadre di ieri, non sono tranquillo, e quando non sei tranquillo tu non vinci. E invece per i Dodgers vanno tutte bene, ha fatto 6 questi punti, cosa c'è? Non va tutto bene, perché chi? Ieri al nono inning forse potrebbero cambiare queste World Series per i Dodgers. È per via di Ohtani. Sì, ma arriviamo a nono ripresa. Lasci fare il primo, no? Allora, hanno fatto dei fuori campo. C'è questo Edmund, che è MVP del playoff prima, no? Sì. Che ha fatto subito fuori campo, no? Sì. E poi dopo Juan Soto ha fatto fuori campo di Yankees 1-1. Poi Hernandez ha fatto fuori campo di 2 punti e Freddie Freeman che è caldissimo, lui è caldissimo,
ha fatto fuori campo all'ultimo punto per i Dodgers. Insomma, degli Yankees, il lancio degli Yankees sta tirando troppi strike e troppi in mezzo. E invece i Dodgers sono più furbi, lancio strike subito, poi dopo tutto misto fuori dall'aria, e gli Yankees beccano, lo girano. Specialmente Aaron Judge. Tutti slider esterni. Esatto. Non sanno identificare la palla. Non sanno identificare la palla. E poi hanno avuto 14 uomini in base. Hanno battuto tanto, hanno battuto tanto, però non hanno concretizzato. Sì, c'è qualcosa che non va. Se non riescono a vincere la terza partita a Yankee Stadium, il World Series è finito, perché i Dodgers sono troppo forti. Salutiamo il tuo grande amico di nazionale Darione Bazzarini, che ci segue dal Friuli, Michele Grassellini, che ci segue dalla Germania, questo bar del baseball, Massimiliano De Cesari ci segue da Nettuno, Sal. Ciao Roda, Dario, che ci segue da Palermo. Ciao Dario. E il socio Massimo, che ci segue da Nettuno. Tutti voi che siete in linea, se volete intervenire, volete fare qualche domanda, siamo qui a disposizione. Sal, una statistica: l'80% delle partite che sono andate sul 2-0 dei World Series hanno visto trionfare la squadra che era sul 2-0, quindi gli Yankees diciamo che sono quasi con le spalle al muro, eh? Ma c'è una cosa sicura, che questa World Series i Yankees non vincono al Yankee Stadium, deve vincere a Dodger Stadium. Ah certo, sì. Allora sempre vantaggio dei Dodgers questo, sempre quei tifosi dei Dodgers sono impazziti, c'è della figlia di Tom Lasorda che è impazzita, che figlia di Tom Lasorda, Laura, ha preso una casa a Firenze. Adesso lei vai avanti e indietro, quando un giorno, quando arriva fame, ti faccio fare intervista a lei. Va bene. Laura Lefsord. A disposizione. Cioè, mi vede molto male, mi dispiace. Sì, perché però... salutiamo anche Alessio Verdi e Giulio Zecchinelli. Sì, Sal, perché sono spenti. Non ci credono, sembra che non ci credono neanche loro. Judge, il giudice, non c'è. Nella post-season, giudice niente. Non c'è. No. Lui è proprio fuori di pallone. Lui gira i ball e lascia andare i strike. Sì. E i lanciatori dei Dodgers sono furbi. Sì. Invece gli Yankees tirano tutti i strike e tutti battuti. Io pensavo ieri che Roberts, che secondo me non è un valore aggiunto per i Dodgers, ieri c'era una situazione di pericolo, gli Yankees avevano le basi piene, però niente, ha lanciato, ma già 14 uomini in base e fai un punto, due punti, poi l'ultimo riprese base piena, sì. Una poteva pareggiare o anche va in vantaggio, no? Sì. Strike out su palo esterno, era quasi un pitch out. Sì. Il nostro amico Volpe, italo-americano, mi dispiace. Una palla che girava fuori dalla zona dello strike, lui ha girato, strike out. Era quarto ball, era punto a caso. Sì. Non sono con la testa, mi dispiace. Io spero, come hai detto prima, che quando vanno a New York cambia qualcosa, ma giudice, lui deve cambiare, lui deve, Salla, mettere la testa a posto. Salla, tu che hai amici lì nella Grande Mela, ti hanno dato qualche notizia che noi non sappiamo? Notizie di spogliatoio? Sì, Otani, mio amico di New York, Frank sì. Allegro ha detto che lui ha avuto dislocazione della spalla e ci vorrà qualche
qualche giorno, non so quanti. Derek Jeter ha detto, quando lui ha avuto questa, no, della spalla, ha avuto 6 settimane di riposo. No, secondo me, se, per questo ti ho detto, secondo me stanotte cambiano le World Series, perché Otani secondo me non giocherà più. Ma non sta facendo grande cosa, ma se, non anche, è male. Quello che sta facendo grande cosa è Edmund, sì. Hernandez, sono due Hernandez e Freeman. C'erano quattro giocatori. Mookie Betts. Beh, un altro. Sono tanti. Loro hanno un panchina largo, lungo. Yankees non ce l'ha. Non ce l'ha. Se Yankees, se non battono i primi tre grandi, gli altri dietro non battono. Niente. Invece Dodgers, sì. Queste sono le differenze. Salutiamo il nostro braccio armato da Barcellona, Fulvio Vecchiarelli, il nostro primo fotografo. Ah, bene. E così, Gian. Sì. Giorno e notte, yes o no, sì o no, è molto chiaro, Yankees, veramente, anche se c'è ancora due partite di buono, non sono già spalla al muro, perché tu perdi la terza partita, tu perdi. Sì, è finita. Mi dispiace. Perché questo... sulla carta i Yankees sono molto più forti del Dodgers, però i Dodgers li fate vedere diverso. Sì. Con giapponese Yamamoto l'ha giocato bene. Ogni volta che tira strike non girava la mazza, tirava il ball, loro giravano. Non si può fare così. L'unico che era bravo era lui, era molto bravo. Sì. Lui non girava il ball. Salutiamo anche Giovanni Billetto che ci sta seguendo dalle Marche. Ciao Gio. E Fulvio Venezia. Salla, qualcos'altro da aggiungere? No, cosa? Hai qualcos'altro da aggiungere? No, solamente Otani, lui, notizia da Frank, da New York. Dice che ha avuto dislocazione della spalla. Gito dice che ci vuole 6 settimane. Lì ci deve vedere. Penso lui vuole giocare. Vabbè. Comunque una cosa è certa. Domani il sole sorgerà di nuovo. Dusty Baker. Il nostro amico. Bellissima. Lì è sicuro. Lì è l'unica cosa sicura. L'unico. Sì. Verissimo, Dalla, verissimo. Niente, allora senti, domani, no, stasera non giocano. Stasera si dorme. Quando giocano? Come sta? Quando giocano? Mi sa tra 2 giorni? 2 o 3 giorni. Non domani sera? No. Allora martedì. Penso più martedì. Va bene. È così. È una World Series molto interessante. Anche se c'è molto vantaggio Dodgers, ora, però è interessante perché gli le gare dispari sono quelle più fondamentali, ricordatelo, eh? Ora gara 3. Allora martedì. Sì. Vediamo. Sì. Va bene, se gli Yankees perdono e buonanotte. Spalle al muro sono. Spalle al muro. Ok, Gian. Vabbè, io sono fiducioso, si arriva a gara 7, Sal. Ci vediamo. Buona serata. Ciao a tutti. Ciao Bimbo. Ciao Sal. Ciao.